cerca un po' di forza perché ci siete voi vicino. Se no, la forza dell'Anita cadeva. Anita, sei tu che dai la forza a noi. Sì, grazie di tutto. Auguroni anche per voi. Lei è Anita, 98 anni, una roccia. Una donna piena di grinta, un vero esempio di tenacia e coraggio. Dopo essere stata colpita dal Covid-19 e rimasta a letto con febbre alta e tosse per diversi giorni nella casa albergo per anziani Famiglia Nova a Fano, dove risiede da quasi 5 anni, Anita ha lottato con tutte le sue forze contro il virus e anche questa volta ha vinto la sua battaglia. La vita sta bene a letto. Perché? Perché si riposa tutto. Bisogna riposarsi, vero Anita? Certo, perché poi di battaglia ci vuole. Ma la battaglia deve durare poco. A prendersi cura di lei giorno e notte ci sono loro, gli operatori della struttura che con tanto amore la seguono passo dopo passo. Operatori che dall'inizio dell'emergenza hanno dovuto salutare per sempre 12 anziani residenti nella stessa casa di riposo. Deborah, che donna è Anita? Anita è una grande donna, di quelle che insomma si vedono solo da una certa età in su. Lei è sempre stata piena di grinta. E io la conosco oramai dagli ultimi anni in cui abita Famiglia Nova e non ha mollato mai un attimo. Ecco, direi che la grinta è quella che la caratterizza di più. La leonessa. È un simbolo di speranza per tutti coloro che stanno lottando. Il Covid-19 purtroppo si è portato via tanti anziani, più colpiti da questo virus. Assolutamente sì. È difficile ogni giorno cercare di ritrovare dentro di noi la speranza, perché sono tante le persone che abbiamo dovuto accompagnare e salutare e sono tanti che ancora stanno lottando. Però, come dico sempre, gli anziani sono i nostri più grandi maestri e Anita è una di queste, perché per noi è un forte simbolo di speranza. Lei adesso sta bene, ha lottato e possiamo dire che ha scavalcato, superato questa brutta, triste avventura. E come trascorrete le giornate Famiglia Nova? Beh, le giornate si trascorrono in una nuova quotidianità che è stata ricostruita attraverso sicuramente dei momenti frequenti di contatto con la famiglia, le videochiamate, i messaggi, la registrazione dei video che arrivano e partono, nel senso che partono dall'interno ma arrivano anche dalle famiglie e vengono mostrate ai nostri anziani. E poi tutto quello che riguarda la quotidianità, quindi non solo la cura di base della persona, ma anche quelle che sono le piccole abitudini che possono essere importanti per mantenere una buona giornata per loro. So che sei stata poco bene sti giorni. Eh sì, sono stata poco bene, ma mi sono ripresa. Bravo. Mi sono ripresa, quindi devo stare con me cantata. Tra un po' di tempo, lo sai cosa c'è? C'è il tuo compleanno, È il mio compleanno è l'11 aprile. Quanti anni fai? Quanto ne faccio? Non mi ricordo. 99. Eh già, 99, ragazzi. Auguri per tutti che ci devi arrivare, ci arrivassero tranquillamente con sta la nicchia.